tutorial di Natale. Non vi preoccupate, se vi siete persi il primo, vi lascio cliccando a destra sulla i il primo video tutorial. Allora, oggi invece parleremo di cosmetici naturali fatti in casa. Sono dei pensierini di Natale che non possono mai mancare, almeno nel mio caso non possono mai mancare. Per chi non lo sa, io ho iniziato il mio percorso su YouTube iniziando proprio dai cosmetici naturali. Io preparavo tutto in casa, mi preparavo gli shampoo, mi preparavo le creme, il make up, di tutto, davvero facevo tutto, io non compravo più niente. E voglio appunto ricominciare con voi partendo proprio da quelli che sono stati i miei primi cosmetici, quindi i primi in assoluto che io ho fatto sono stati lo struccante bifasico fatto in casa con soli 3 ingredienti, che sicuramente già avete a disposizione a casa, non dovete andare da nessuna parte, li avete sicuramente. L'altra idea regalo invece è una coppia, un balsamo labbra e uno scrub labbra, anche questi facilissimi da realizzare. Il balsamo labbra contiene degli ingredienti forse un po' più ricercati, che però tranquille potete trovare in farmacia, in erboristeria, in parafarmacia o, se siete pratiche di internet, tranquillamente sui vari siti che rivendono materie prime cosmetiche. Non vi preoccupate, poi vi elencherò magari qualche sito affidabile. Quindi niente, partiamo subito e vi faccio vedere quello che ho fatto. Allora, partiamo subito dallo scrub labbra, che è davvero semplice. Vi occorreranno 2 cucchiai di zucchero, ovviamente tutti gli ingredienti li potete trovare scritti nell'info box, un cucchiaino di olio di cocco, se non avete l'olio di cocco utilizzate l'olio d'oliva, e se avete in casa per esempio questi coloranti cosmetici potete utilizzare questi, oppure una goccia di colorante alimentare rosso e un cucchiaino di miele. Se siete vegani utilizzate tranquillamente lo sciroppo di agave. Aggiungete agli ingredienti liquidi anche una goccia di olio essenziale di menta, altrimenti potete anche non metterlo, potete utilizzare anche le fragranze alimentari, e mescolate lo zucchero insieme ai liquidi. E il vostro scrub labbra è pronto. Ho utilizzato la menta per ricordare proprio le candy cane, ma ovviamente potete anche utilizzare la vaniglia liquida. Mentre per il balsamo labbra vi occorreranno 2 cucchiaini di olio di cocco, qui è essenziale utilizzare questi ingredienti, un cucchiaino di burro di karité. Se volete potete trovare questi ingredienti sul sito Zen Store, è un sito molto affidabile, i prezzi sono buoni e spedisce anche velocemente. Un mezzo cucchiaino di cera d'api. Fate sciogliere gli ingredienti o al microonde o a bagnomaria e aggiungete il vostro colorante. Se non avete il colorante, potete utilizzare per esempio un pezzettino di un rossetto che non vi piace o che non utilizzate. Aggiungete anche la fragranza, io ho utilizzato questa di Aromazon, buonissima, sa di lecca lecca. Mettete il liquido all'interno della vostra confezione e lo lasciate raffreddare fino a quando si addenserà. E il vostro balsamo labbra è pronto. Adesso non ci rimane che confezionarli in una confezione molto carina da regalo. Se siete interessati a queste etichette, vi lascio nell'info box il link da cui scaricarle e stamparle. Passiamo allo struccante bifasico. Questo davvero si fa in un secondo. Vi occorrerà dell'acqua demineralizzata, per intenderci l'acqua che si mette all'interno del ferro ad astiro, e vi servirà un olio. Potete utilizzare l'olio di riso scotti che si trova al supermercato, o se avete qualche olietto tipo jojoba, mandorle, io per esempio ho un olio di sesamo ottimo per la pelle. Se avete questi olietti un po' più, diciamo, ricercati per la pelle, potete utilizzare questi. Mettete 150 g di acqua, 50 g di olio e un cucchiaino raso di detergente intimo delicato. Il vostro struccante è pronto. Ovviamente lo dovete agitare prima di utilizzarlo, e io ho deciso di regalarlo insieme ad un barattolo decorato con all'interno dei dischetti di cotone. Sarebbe carino anche regalarlo con quei dischetti che si usano tanto in questo periodo, che sono quelli lavabili. Come si usa? Semplicemente va agitato, messo sul cotone e tranquillamente togliete via il trucco, dopodiché sciacquate il viso con acqua e sapone, ovviamente è importante, mi raccomando. E la vostra idea regalo è pronta.
come avete potuto vedere, sono davvero semplicissime da preparare queste due di regalo, sono molto utili, economiche anche. Lo struccante sono sicura che tutte noi donne lo utilizziamo, quindi è comunque un regalo molto apprezzato. Il balsamo labbra e lo scrub labbra sono davvero molto golosi, perché poi hanno questo profumo di caramella e di menta davvero eccezionale. Lo scrub potete anche mangiarlo perché proprio è commestibile, quindi si può anche mangiare. Ovviamente ci saranno altri video tutorial cosmetici, quindi mi raccomando, se non volete perdervi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina così da essere sempre aggiornati sui nuovi video. Noi ci vediamo prestissimo, un bacio, ciao!